Chi sei? Girolamo. Disgraziato. Ma che stai a fare qua? E abita mia suocera qua. Ah, qua? Sì. E tu stavi a Milano, mi avevano sto detto. Sto a Milano, sto a Milano, vivo a Milano, sono sposato, ho due figli. Che mo sono fatti grandi. Grandissimi, pure. Sì, grande, a 30 anni. Aspetta, aspetta, momento. Tu lo conosci a quello? Come? Fai andavi che... E che fanno i figli? Senti, il grande a 30 anni, dicevo, ed è primario in una clinica ortopedica. Oh, buono. E la femmina? E la femmina, oh, pensa che all'ultimo convegno, il mio figlio, all'ultimo convegno, lo vogliono i giapponesi, per quanto è cervellone. È bravo proprio allora. È forte, è forte, è forte, è forte, le braccia, le taglia, le gambe, le mani. Ho capito. Senti, la femmina invece... E la femmina, oh, ti dico ancora di più, mo ho ricevuto un'email che lo vogliono in America, nel Massachusetts. È importante. Quando un medico viene chiamato in America, è importante. Grande, grande, grande. Se, e la femmina che fa? E la femmina fa la... Che io te lo posso dire? No, ma mi sta tanto tempo. Lo posso dire, insomma, no, te lo posso dire o no? Che so che fa? Fa la prostituta. Ah. Vabbè, cioè, voglio dire... Siamo nel terzo millennio, dai, Michè, cioè, non è che ci dobbiamo meravigliare più di tanto. Fa la prostituta, vabbè, sì. Almeno lavora. Lavora. Tu pensi che il sabato e la domenica sono così tanti clienti che mando mia moglie a dare una mano? Hai capito? Non è che può fottere la ragazza, dai. Quella poi si stupa, si rovina, quella è giovane. Eh sì, è peccato. Beh, ti devo salutare, mo. Sì. Va bene, poi. Ti vengo a trovare a Milano. Vieni quando vuoi, ciao caro, ciao. Ciao. E quanto prendono? Scusa, aspetta.